Ciao papà! Ciao Masha, tutto bene all'asilo? Sì, tutto bene. Ora ho una gran fame. Beh, allora andiamo subito a casa a fare merenda, eh? Ok. Ehi papà, guarda là! Quella signora sta dipingendo sui muri. Sì Masha, sta facendo un murales. Un murales? E che cos'è? Beh, lo dice il nome stesso. È un dipinto fatto su un muro. E può farlo? Certamente, non vedi che bello che è? Sono opere d'arte. Già, è bellissimo. Katia, complimenti, era tutto buonissimo. Grazie mille, caro. Ma dov'è Masha? Tutto questo silenzio mi preoccupa. Già, a dir la verità preoccupa anche me. Meglio se vado a vedere cosa sta combinando. Ah, ecco qua! Oh, mamma mia, Masha, cos'hai combinato? Adam, corri, vieni! Cosa c'è, mamma? Guarda qui, Masha, cosa ha combinato? È un murales! Cosa? Ops! Sì, il papà mi ha detto che si possono fare! E sono delle opere d'arte! Con te facciamo i conti dopo. Masha? Sì, mamma. I murales sono sì dei dipinti sul muro, ma possono essere di vari tipi. Possono sì essere delle opere d'arte che abbelliscono degli edifici anonimi, grigi e spogli, ma possono essere anche brutti disegni e scritte che rovinano antichi edifici molto preziosi. Bisogna sempre avere il consenso degli adulti per fare queste cose e nel caso degli edifici, il consenso del sindaco o dei proprietari dell'edificio. Oh, ho capito. Beh, ora che hai fatto il danno, pulirai tutto. Cosa? Ma io voglio ancora giocare. Oh sì, cara mia, tu hai fatto il danno e tu pulirai. Ah, e tu l'aiuterai dal momento che sei complice. In effetti. Non è giusto, sei cattiva, ti odio! Masha, chiedi subito scusa! No! Beh, vi lascio lavorare. Scusate. Sì, vai via! Masha, non devi mai dire queste parole cattive, né a tua madre né a nessun altro. E perché, scusa? Perché le parole feriscono. Ma che, non gli ho mica dato un pugno! Sì, ma spesso le parole fanno più male di un pugno, sai? Cosa diresti se io ti dicessi che il tuo disegno è brutto e non sei capace di disegnare bene? Ma papà, che cosa stai dicendo? Beh, era uno scherzo, ma ci sei rimasta male, vero? Ora ho capito. Meglio se vado a chiedere scusa alla mamma. Mamma? Sì, Masha? Volevo chiederti scusa per prima. Beh, Masha, devi capire che spesso le parole possono spezzare il cuore. Ma io ti ho chiesto scusa! Lo so, Masha, ma non sempre chiedere scusa è abbastanza. Spesso ci vuole anche tanto tempo e tanto amore per risanare un cuore spezzato. Ma ricordati, Masha, bisogna sempre pensare prima di parlare. Perché quando si dicono cose cattive, queste volano via e non si può più tornare indietro e riprendersele. Ma sai, dicono che i baci e gli abbracci aiutano a guarire più in fretta. E allora adesso io ti riempio i baci. Che lavoraccio. Ehi, ma cosa state facendo voi due? Acceleriamo la guarigione del cuore. Brum, 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 brum. Masha, potresti venire qui un momento? Io e papà dobbiamo dirti una cosa importante. Ok, arrivo subito! Allora, mamma, che cosa c'è? Cosa volevi dirmi? Beh, Masha, io e papà volevamo dirti che abbiamo comprato una bella casa tutta nuova in una via qui vicino. Wow, che bello! Sì, ma Masha, questo significa che andremo ad abitare là. Cosa? Allora dovremo lasciare questa casa? Esatto, ma vedrai, sarà molto divertente. No, no, io non voglio andare via! Masha, aspetta! Oh, non l'ha presa molto bene. No, non ti preoccupare, Katia. Vedrai che prima o poi ne sarà felice anche lei. Alcuni giorni dopo...
Ma Masha, non hai ancora cominciato a mettere i tuoi giochi negli scatoloni? Oh, adesso non ne ho voglia, mamma. Sto leggendo un bel libretto. Dai, Masha, mettiti all'opera e non farmi arrabbiare, eh? Allora, come siamo messi qui? Ma Masha! Ah, mi era venuta una gran sonno. Dai, Masha, niente storie e comincia a raccogliere i tuoi giochi. Ehi, permesso, Masha? Come va con i preparativi per il trasloco? Oh? Brum, brum. Ah, ciao, nonna! Ma, Masha, gli scatoloni sono ancora vuoti. Si può sapere che succede? Beh, nonna, io non voglio andarmene da questa casa. E stai facendo di tutto per rallentare i preparativi. Esatto. Beh, Masha, è normale che tu sia un po' spaventata. Tu dici? Certo, le novità fanno paura anche a noi adulti, sai. Ma tante volte cambiare le cose significa anche andare incontro a delle nuove avventure che possono portarci tante cose belle. Davvero? Sì, e poi sono sicura che la tua nuova casa ti piacerà moltissimo. Sì, ne sono sicura anch'io, Masha. E poi c'è una bella camera che potrai arredare come vuoi tu. Sì, e c'è anche un bellissimo giardino. E chi ne sarà della mia cameretta? Beh, i muri resteranno qui, ma tutti gli arredi, tutti i tuoi giochi verranno con te. Mi avete quasi convinto. Ehi, ho un'idea. Che ne dite se andiamo a dare un'occhiata alla nuova casa, eh? Oh, sì! È un'idea meravigliosa! Sì! Eccoci arrivati. Wow! Ecco qui, Masha. Questo sarà il nostro soggiorno. Che bello! E ora vieni che ti faccio vedere la cucina. Ok, ti seguo. Oh! Molto spaziosa e luminosa. Wow, mamma, è molto grande! Ti piace, vero? Moltissimo! Beh, ora saliamo le scale e andiamo nelle camere. Saliamo, saliamo! Questa è la camera mia di papà e di Anna, che per ora dormirà con noi. Oh, molto bella! Ora andiamo a vedere la tua camera, eh? Sì, non vedo l'ora! Ed ecco qui la tua nuova cameretta. Ma è fantastica! E potrai arredarla come vuoi tu. Yeah! Allora, Masha, come ti è sembrata la nuova casa? È bellissima e non vedo l'ora di arredare la mia nuova cameretta. Allora sei un po' meno triste. Beh, lo so che sarà difficile dire addio alla nostra casa. Sono sicura che anche qui ci troveremo bene. Una settimana dopo. Addio, cameretta. Grazie per tutti i giorni che abbiamo passato insieme. Bye bye. Masha, vuoi un po' di pane e marmellata? Oh no, grazie nonna, sono a posto così. Eccomi tornata. Ciao Katia, tutto bene? Hai trovato qualcosa di interessante al mercatino dell'usato? Sì mamma, ho trovato questo bellissimo vaso di cristallo di Boemia. Ma mamma, è uguale al vaso che abbiamo qui in soggiorno. Eccolo lì. Lo so Masha, ma questo modello mi piace così tanto che non ho potuto lasciarlo lì. E se un giorno trovassi un terzo vaso uguale, potrei fare una bella esposizione. Ah, ok. Questo lo metterò in camera mia. Ma mi raccomando, Masha, è molto delicato. Guardare e non toccare. Ehi, ma dov'è il mio coniglietto di peluche? Ah, ora ricordo, l'ho lasciato in camera della mamma. Faccio piano perché Anna sta dormendo. Ah, eccoti qui. Ah, ecco lì il vaso della mamma. Era proprio contenta di averlo comprato. Mi è venuta un'idea. Andrò in giardino a raccogliere dei fiorellini da mettere nel vaso, così farò una sorpresa alla mamma. Ecco qui.
sarà proprio felice. Lo so che mi hai detto di guardare, ma non toccare. Ma cosa vuoi che accada? Oh no, che guaio! Oh, Anna, ti ho svegliato, scusami. Masha, cosa stai facendo? Niente, mamma, niente! Aspetta, sono in un bel guaio. Cosa ci faccio con questo vaso rotto? Mi è venuta un'idea. Sostituirò questo vaso con quello che c'è giù in salotto. Tanto sono identici. Ma che faccio quando la mamma è in salotto? Beh, lo riporterò al suo posto. Forse dovrò correre su e giù, ma posso farcela. Mi raccomando, Anna, acqua in bocca. Oh, ho dimenticato il cellulare in camera. Oh, vado subito a prenderlo. Te lo prendo io! Tanto devo salire per andare a fare la pipì. Oh no, è nuovo e non vorrei mai che ti cadesse per terra e lo rompessi. Questo cellulare è come il vaso, guardare e non toccare. Aspetta qua, che devo controllare. Scusa mamma, ma mi scappa tantissimo, devo andare! Ah, appena in tempo. Masha, che cosa ci fai in camera mia? Niente. Oh, dillo che sei venuta a vedere il mio vaso nuovo. Mi raccomando però, guardare e non toccare. Certo, mamma. Guarda qui, ho una chiamata persa. Chissà chi mi avrà chiamato. Ah, devo portare su in camera mia questa bella cesta di panni. Mamma, ci penso io! Oh no, Masha, grazie, ma è troppo pesante. Oh, non vedo un bel tubo. Oh, cavoli, mi sono macchiata la maglia di sugo. Devo andare in camera a cambiarmi. Vado io! Masha, ma che cosa ti prende oggi? Vengo subito. No, mamma, no! E questo cos'è? Ma cosa? Masha! Ops, mi sa che si è accorta. E così continuavo a sostituire il vaso rotto con quello in salotto. Masha, se io ti do delle regole, non te le do così per fare. Ma c'è un motivo. Lo sapevo che il vaso era molto delicato, soprattutto nelle mani di una bambina. Scusa, mamma, io volevo solo farti contenta mettendo i fiorellini. Lo so, Masha, ma a volte, se non si seguono i consigli della mamma e papà, si possono fare degli errori, anche in buona fede. Beh, c'è un altro detto molto famoso e molto corretto. Chi rompe, paga. Ma io non ho i soldi, come faccio? Beh, per stavolta andrà bene anche un abbraccio. Subito, mamma! Anna, quelli sono i miei occhialini! Sono delicati! Ricordati, guardare ma non toccare! Che bello giocare con la schiuma, vero Anna? Masha, Anna, forza, è ora di uscire dalla vasca. No, mamma, ancora un po'. Beh, è ora di risciacquare i capelli, eh? No, io ho paura, mi va l'acqua negli occhi. Masha, niente storie, forza, risciacquiamo per bene. No, no, dai, aiuto, non voglio. Hai visto, Masha? Ci siamo riuscite anche questa volta. Sì, ma io odio l'acqua negli occhi. E ho deciso che da oggi non farò mai più il bagno. Masha, ma cosa stai dicendo? Sì, sì, ho deciso proprio così. Il giorno dopo... Finalmente a casa. Sai, mamma, oggi all'asilo ci hanno fatto fare i giochi all'aperto. Davvero? Beh, allora direi che è giunto il momento di andare a fare un bagnetto. Non credo proprio.
Ma Masha! Ti ho detto che il bagno non lo farò mai più. Beh, ora vado a mangiarmi un bel panino. E va bene, fai come vuoi. Tanto lo so che poi te ne pentirai. Uffa, non riesco a dormire. C'è una puzza qui in camera. Vado a vedere se c'è anche da mamma e papà. Forse anche loro saranno svegli. Eh no, loro stanno dormendo profondamente. Che buon profumino che ha Anna. E anche la mamma. Sarà perché loro hanno fatto il bagno e io no. Su. E allora sono io che puzzo. Ma io non voglio più lavarmi. E quindi dovrò abituarmi a questa puzza. Ehi Anna, guarda come vado veloce con il triciclo! Yuhuu! Oh, come si divertono! Già! E guarda ora come corro veloce! Queste scarpe mi danno fastidio! Se le tolgo correrò più veloce! Via una e via due! Evviva! Posso correre in libertà! Uff, che sudata! Beh, Masha, allora direi che è proprio arrivato il momento di fare il bagnetto. Questa volta non puoi rifiutarti. Non ci penso neanche! Masha, prima o poi dovrai fare il bagno. No, le gocce d'acqua degli occhi mi fanno fastidio. E io il bagno non lo farò mai più. Masha, se il problema sono gli schizzi d'acqua, non ti preoccupare, ci penso io. Vieni un attimo a casa mia che ti faccio vedere una cosa. Ok, nonna. Ecco, Masha. Eccoci arrivati nella mia cantina. Qui ci sono tantissime cose. Beh, guardiamo questo baule. Qui dentro ci dovrebbe essere proprio quello che fa il caso nostro. Wow! Ah, ecco qui, proprio come pensavo. La mia vecchia maschera da sub. Ti basterà indossarla quando fai il bagnetto e vedrai che non avrai più problema degli schizzi d'acqua in faccia. E vai! Masha, forse è l'ora del bagnetto! Arrivo subito, mamma! Ecco qui, la temperatura è perfetta. Eccomi qui! Ma, Masha, e quella cos'è? È una maschera da sub! Così ora l'acqua non mi entrerà più negli occhi. Che bella idea! Dai, forza, andiamo allora! Oh, che divertente! Ora posso giocare tranquilla! È ora di risciacquare i capelli? Sono pronta, mamma! Vai pure! Funziona! E vai! Ora il bagnetto sarà sempre divertente! Sapete, in vacanza quest'anno andrò al mare. Oh, a me il mare non piace molto. Preferisco la montagna. Ma cosa stai dicendo? La montagna è noiosa! Non è vero! Il mare è noioso! Se la pensi così non sei più mia amica! Ciao, nonna. Ehi, Masha, ma perché hai quel faccino triste? Oggi ho litigato con Nadia. E perché mai? È la tua migliore amica. Beh, le ho detto che quest'estate andremo al mare. E lei mi ha detto che il mare non gli piace e gli piace la montagna. Ma questo non è possibile. Il mare è meglio della montagna. Beh, Masha, non è vero. C'è a chi piace il mare e a chi piace la montagna. Beh, se a lei piace la montagna non può essere mia amica. Perché dobbiamo avere gli stessi gusti. Ma non è vero, Masha. Dai, vieni qui che ti racconto una favola. Ok, nonna. Ascolta bene questa favoletta, Un giorno un lupo tutto spelacchiato e magro stava passeggiando per una via deserta quando si vide davanti un magnifico cane. Il cane era talmente grasso e rotondo che il lupo abbandonò subito l'idea di sfidarlo a duello.
Decise allora di rivolgergli qualche domanda. «Buongiorno, amico cane, avete proprio un bell'aspetto. Siete bello e pasciuto come un pascià. Si vede che cibo e carezze non vi mancano. Mi chiedo come mai io, che sono un cane selvatico e abituato alle difficoltà, sia invece ridotto a pelle e ossa». Il cane allora rispose: «Buongiorno a voi, compare lupo. Ma chi vi impedisce di fare la mia stessa vita? Invece di vagare randagio nei boschi, rubare nei pollai, a correre tutto il giorno, fate come me. Me ne sto in panciolla tutto il giorno, coccolato e nutrito a dovere, con carne e altre prelibatezze. Tutto ciò che devo fare è abbaiare ogni tanto e fare la guardia e scodinzolare». Il lupo sgranò gli occhi incredulo udendo quelle parole. Quella vita comoda e sicura sembrava in tutto migliore alla sua. «Ho un'idea, vieni con me», gli disse il cane. «Il mio padrone ti accetterà di sicuro». Il lupo ci pensò un attimo e poi disse: «Ok, vengo con te». Mentre i due camminavano fianco a fianco, però, il lupo notò degli strani segni sul collo del cane. «Perché sei così spelacchiato intorno al collo?» gli chiese. «Intendi dire questa sciocchezza? Oh, non è niente, è solo il segno lasciato dalla catena con cui mi legano durante la notte». Il lupo si fermò di colpo. «Che cosa? Ti legano?» esclamò. «E non sei libero di correre dove ti pare e piace?» «E che cosa me ne importa a me di correre?» replicò il cane ridendo. Il lupo scosse il capo dicendo: «Non baratterai mai la mia libertà con la tua catena, neanche per tutto l'oro del mondo. Addio, amico cane!» E con queste ultime parole scappò via veloce nel bosco. «Scusa, nonna, ma non ho capito molto bene!» «Beh, Masha, la morale di questa favola può essere quella del rispetto di ogni punto di vista. Ha ragione il cane a volere i suoi agi e le sue carezze? O dice bene il lupo a voler mantenere la sua totale libertà? A volte non ci sono una risposta sbagliata e una giusta, ma bisogna rispettare le opinioni di ognuno, anche se sono diverse dalle nostre». «Ok, domani farò la pace con Nadia». «Ehi, Nadia!» «Cosa c'è, Masha?» «Volevo chiederti scusa per ieri. Possiamo essere amiche lo stesso, anche se la pensiamo in modo diverso, proprio come il lupo e il cane». «Il lupo e il cane? Ma non capisco. Beh, comunque ok, sono d'accordo, facciamo pace». «Brava Masha, hai detto una cosa molto importante. Avere opinioni diverse non è una cosa negativa, anzi, ci arricchisce a vicenda. Tu, Masha, puoi spiegare a Nadia le cose che ti piacciono del mare e viceversa, così imparerete cose nuove». «Ok, ci sto. Comunque non ho ben capito la storia del lupo e del cane». «Beh, un giorno la mia nonna te lo spiegherà». «Allora Masha, fra alcuni giorni sarai in vacanza». «Eh già, nonna». «Questi sono i tuoi ultimi giorni della scuola dell'infanzia e l'anno prossimo comincerai la primaria». «Sono finiti i tempi dei giochi, eh? L'anno prossimo avrai più responsabilità e cominceranno i compiti». Ecco qui. Buonanotte, piccolina. Sei pronta per dormire, Masha?» «Certo, mamma». «Ma, Masha, cosa ci fai con il tuo peluche nel letto?» «Beh, voglio ricominciare a dormire con lui». «Ma era tanto tempo che non ci dormivi più assieme». «Beh, da oggi lo rivoglio». «Oh, ma che brava la mia Anna che sta bevendo tutto il latte!» «Masha, forza, devi venire a fare la colazione!» «Arrivo, arrivo!» «No, anch'io voglio bere il latte dal biberon!» «Ma Masha, cosa stai dicendo?» «Sì, voglio berlo dal biberon come Anna!» «Ma Masha, Anna è piccolina!» «O lo bevo dal biberon o niente!» «Oh mamma! Oh, la mia piccolina, Linda. Qui no, qui no». «Masha, cosa stai facendo?» «Sto cercando il mio ciuccio». «Cosa?» «Eccolo, l'ho trovato!» Insomma, sono 2 o 3 giorni che Masha si comporta in modo strano. Vuole il biberon, il ciuccio, il peluche per andare a letto.
Non riesco proprio a capire. Forse il discorso che gli ho fatto l'altro giorno l'ha spaventata un po' e ha paura di questo cambiamento. E così cerca in tutti i modi di rimanere piccola, richiedendo ancora biberon, ciuccio e peluche. Probabilmente sarà così. Masha, forza! Dobbiamo andare al tuo spettacolo di fine anno! No, io lo spettacolo non lo faccio! Masha! Forse è meglio che vai a parlarle, ok? Masha, posso entrare? Sì, mamma. Io lo so perché non vuoi fare lo spettacolo. Ah, sì? Sì, perché sei un po' spaventata a lasciare la scuola dell'infanzia. E fare lo spettacolo significa dirgli addio. Già, io non voglio andare a scuola. Ho paura e non voglio lasciare la mia maestra. Ma Masha, non devi avere paura. Andare a scuola è molto bello, sai? Si imparano tante cose nuove. E sì, avrai delle nuove maestre, ma vedrai che ti affezionerai anche a loro. Ma io non voglio diventare grande. E perché mai? Vorresti restare piccola per sempre? Non imparare a leggere, scrivere e tante altre cose? Mi sa che dopo un po' di tempo ti annoieresti a morte. Mi sa che hai ragione tu, mamma. Sì, ma nello stesso tempo siamo felici ed emozionate perché andremo in una nuova scuola tutta da scoprire. Sì, e poi resteremo in classe insieme. Esatto. Bambine, forza, venite a darmi un abbraccio. Oh maestra, ci mancherai tantissimo. Anche voi mi mancherete. Che giornata impegnativa. Masha, se vuoi ho qui un biberon di latte caldo. Oh no, mamma, grazie. Il biberon lo lascio ad Anna. Preferisco una bella tazza di latte e cereali.